Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questa nuova stagione di Spazio Aperto. Con voi, come sempre, Antonella E Intrenò. Ugo Lombardi, buonasera. Salutiamo la regia, Ugo Moreno. Ciao Ugo. Ciao Ugo. Buonasera a tutti quanti. E salutiamo Margherita Furlan, caporedattrice di Pandora TV. Ciao Margherita, bentrovata. Ciao, buonasera a tutti quanti. A brevissimo con Margherita faremo il punto sulla situazione internazionale, in particolare parleremo dei fatti che si stanno verificando in quest'ultimo periodo in Catalogna, in Francia e in Italia, naturalmente, visti gli ultimi avvenimenti del pomeriggio, Margherita, sui quali sappiamo non puoi darci delle precisissime informazioni, anche perché ancora tutto è in divenire, ma sicuramente ci sono dei punti di contatto fra queste tre situazioni di cui abbiamo appena accennato. E quindi ne faremo un approfondimento con te. Per il momento io passo la linea a Ugo per i saluti al network e poi ci ritroveremo qui nel nostro studio virtuale. Prego, Ugo. Ti ringrazio Antonella. Come sempre, come tutti sapete, ormai Radio Saiuz si avvale della collaborazione di diverse web radio, che sono Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena Noi Radio, Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Inoltre ci si può seguire tramite il nostro sito all'indirizzo www.radiosaiuz.it, la chat del sito come sempre aperta e anche sulla pagina Facebook sempre di Radio Saiuz. Mi raccomando, scrivete perché qui non facciamo altro che aspettare le vostre domande. Ah, un'ultima cosa, è già attivo da un po' di tempo il Media Center di Radio Saiuz all'indirizzo www.saiuzmedia.it. Basta solo mettere come login ospite e al posto della password non scrivere nulla e già si può accedere a tutti i vari canali di Radio Saiuz dove si potranno trovare anche trasmissioni precedenti in modo che si può guardare un po' anche cosa magari si è andato perso, cosa non si è visto. Ovviamente ci sono anche delle TV locali in modo da poter seguire. Bene, e con questo è tutto, vi ripasso la linea. Bene, grazie Ugo per tutte le informazioni che ci hai dato e ci ritroviamo con Margherita Furlan, come vi anticipavo in apertura, caporedattrice di Pandora TV, che sta seguendo i tanti fatti che in questa caldissima estate, vorremmo dire, si sono andati sviluppando, non da ultimi e i più recenti in termini di cronaca, quelli sviluppatisi in Catalogna. Margherita, in Catalogna abbiamo assistito ad una spinta indipendentista che ha travolto i notiziari, tant'è che fino a ieri appunto eravamo col fiato sospeso, non sapevamo se sarebbe stata appunto dichiarata l'indipendenza con effetto immediato o, come poi si è verificato, un'indipendenza con riserva, nel senso, ok, siamo indipendenti, ma parliamone, apriamo un canale di dialogo. Cosa sta accadendo? Cosa puoi dirci come analisi rispetto a questi fatti? Beh, innanzitutto c'è da dire che dopo tanto tempo ha ripreso l'Unione Europea, l'Europa, ad essere una delle notizie centrali dei telegiornali, mentre invece prima l'attenzione internazionale era maggiormente focalizzata nel Medio Oriente, negli Stati Uniti e nella Russia anche, non che adesso l'attenzione non sia importante anche in questi luoghi caldi del mondo, ma comunque si ricomincia a parlare di Unione Europea. E non è un bel parlare comunque quello che si sta facendo, perché comunque vengono sottolineate in questi giorni, vengono sottolineate tutte le debolezze che stiamo vivendo in diversi paesi. L'indipendenza catalana non è la prima volta che si parla, perché sappiamo che dopo il franchismo comunque i catalani hanno sempre cercato di rivendicare una maggiore autonomia, che in qualche modo comunque hanno. Sostanzialmente, per fare un confronto con l'Italia, la Catalogna è come se fosse una regione a statuto speciale, come se fosse un Trentino-Alto Adige. Gli è stato da decenni riconosciuto una particolare autonomia, tant'è vero che hanno una giunta e hanno anche un Parlamento con un'autonomia pressoché totale, diciamo, pur nei limiti della Costituzione spagnola. Purtroppo, negli ultimi anni, nel periodo di governo di Rajoy,
L'indipendenza è venuta un po' meno perché Rajoy ha un po' piegato i poteri catalani, soprattutto a livello fiscale. E quindi sono riemersi dei movimenti indipendentisti che prima erano quantomeno un po' celati. E quindi niente, è risorto un po', è risorto un po' il popolo, la protesta del popolo, che ha chiesto di, con un referendum di essere indipendente da Madrid, dalla Spagna. C'è un problema però, che la richiesta non è stata ben presa, diciamo, dal governo Rajoy, da Madrid, e invece di instaurare un dialogo, come probabilmente avrebbe dovuto essere stato fatto fin dall'inizio, Rajoy il primo di ottobre, nel giorno del referendum, ha inviato la Guardia Civile, ha inviato la polizia e sappiamo qual è stato il bilancio. Più di 700 feriti. Certo, non feriti gravi, ma comunque non è mai piacevole vedere queste immagini. Noi poi le abbiamo viste come immagini, ma in realtà i feriti sono comunque veri. Quindi ricorrere al manganello in una forma di democrazia come quella spagnola all'interno dell'Unione Europea non è stata una bella cosa da vedersi. Noi critichiamo molto i paesi che definiamo non democratici, ma alla fine ci siamo trovati come Unione Europea nella medesima situazione. Nel silenzio più assoluto delle autorità europee, perché Bruxelles per 10 giorni non ha praticamente parlato. Anzi, mi pare di poter dire che ci sia stata una presa di distanza abbastanza netta. È stato sostanzialmente detto: questi sono affari della Spagna, non ci riguarda. Sì, quindi non si capisce bene per cosa stiamo a fare all'interno di questa Unione Europea, se comunque importanti sono solamente le questioni finanziarie, quando ci sono dei problemi veri e propri, l'Unione Europea si tira indietro. Comunque, indipendentemente da questo, ieri il presidente catalano Puigdemont ha dichiarato l'indipendenza catalana, ma poi l'ha sospesa. Perché? Perché comunque si è offerto ad un dialogo incondizionato, dialogo incondizionato che è stato immediatamente respinto da Rajoy, dal governo Rajoy, ma non solo, è stato respinto anche da Parigi, da Berlino e da Roma. Quindi oggi per la prima volta le principali capitali europee si sono espresse, si sono esposte. Se vogliamo possiamo definirla una completa ignoranza politica, perché la politica nasce come termine in Grecia, nell'antichità, millenni fa, e la politica dovrebbe essere dialogo costruttivo, dovrebbe essere mediazione. In questo caso la mediazione è assolutamente mancata, c'è veramente un'ignoranza da parte della direzione politica europea. Una direzione politica che sta mancando perché non si capisce che qui siamo in una fase molto pericolosa, siamo in una fase di quasi balcanizzazione della Spagna e poi probabilmente anche dell'Europa stessa, perché non dimentichiamo che dopo i catalani ci potrebbero essere i baschi, non dimentichiamo che dopo i baschi ci Grazie. potrebbero essere i corsi in Francia. Cioè, gli indipendentismi, le spinte autonomiste, crescono in una sorta di direzione politica debole, in un momento in cui gli stati europei dimostrano tutta la loro debolezza, in un momento in cui l'Europa tace se non con la forza, cioè non con il dialogo. L'Europa interviene non con il dialogo, ma interviene solo con la forza, in forza di imposizione finanziaria, ma forza anche di imposizione proprio vera e propria. Come fisica, come abbiamo visto in Spagna. Quindi non funziona. È ovvio che i popoli non si sentono difesi, le spinte autonomiste crescono e potrebbero esserci sempre maggiori problemi in Spagna, dove la situazione sicuramente non sarà risolta a breve. Certo, Rajoy domani vorrebbe applicare l'articolo 155 della Costituzione spagnola, sospendendo così per la prima volta nella storia spagnola l'autonomia che era stata concessa alla regione. Non sappiamo quali ne saranno le conseguenze. Certamente la questione sarà una questione che andrà avanti per un lungo periodo, non si risolverà in pochissimo tempo, indipendentemente dalle dichiarazioni di Roma, di Parigi e di Berlino che sono arrivate oggi. Ma effettivamente, come accennavi prima, Antonella, la situazione è sul filo del rasoio anche da altre parti in Europa, perché ieri per la prima volta in Francia, per la prima volta dopo 10 anni, c'è stata una manifestazione anche in questo caso di popolo
in cui hanno manifestato le nove sigle sindacali, tutte le nove sigle sindacali. Mi sentite bene? C'è qualche problema nell'audio? Sì. Temo Sì. di sì, guarda Margherita, purtroppo non ci arrivi più bene come prima. Io la sto sentendo molto bene. Ok, ditemi cosa devo fare perché non ho toccato niente. Allora sarà un problema nostro, vabbè. No, vabbè, evidentemente è un problema di rete. Comunque, andiamo avanti, non c'è problema. Ok, quindi niente, stavo dicendo che in Francia per la prima volta dopo 10 anni le nove sigle sindacali, tutte quante, si sono... hanno manifestato insieme per un unico motivo, che è la riforma del lavoro che vorrebbe introdurre il nuovo presidente, il neoeletto presidente Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, che è un ex alto funzionario della banca Rothschild. Nessuno si avrebbe dovuto immaginare che Macron portasse una politica a favore del popolo, bensì teoricamente dovrebbe, teoricamente anche nella pratica lo stiamo vedendo, sta portando delle politiche neoliberiste, tant'è che la settimana scorsa in una visita in Francia centrale ad un imprenditore, in una visita in un'azienda che stava facendo Macron, ad un imprenditore ha dichiarato, invece di piantare casino, questi operai che stanno facendo sciopero farebbero meglio cercarsi un altro lavoro. Quindi questa frase sta a dichiarare il clima che vive la nuova Francia, diciamo, ma il clima che viviamo anche noi, perché questo sciopero che c'è stato ieri, a questo sciopero hanno partecipato milioni di persone, non sappiamo quanti milioni di persone. Sappiamo però che in tutte le zone, in tutte le regioni di Francia sono state chiuse delle scuole, sono stati chiusi dei reparti ospedalieri, sono stati cancellati centinaia di voli. E quindi diciamo che uno sciopero generale di tale dimensioni è molto importante in un momento storico in cui veramente il caos sta prendendo sempre più piede all'interno dell'Unione Europea, nonostante ovviamente. Margherita, scusa, io non ci accorgiamo se finisce o no questa adesso. Nella nostra Costituzione, ma credo anche in quella spagnola, è previsto una regionalizzazione, cioè una parcellizzazione democratica del potere. Quindi la politica dovrebbe aver già favorito questa distribuzione periferica della gestione democratica. Se c'è questa necessità vuol dire che non è stata ben forse assimilata, comunque non è stata ben distribuita questo processo democratico. No, c'è stato un processo democratico che è andato incalando, diciamo, negli ultimi anni a partire dal governo Rajoy. Rajoy ha diminuito l'autonomia, la libertà che possedeva la Catalogna. Ha represso in diversi modi, in particolar modo dal punto di vista finanziario, e di conseguenza le spinte autonomistiche sono risaltate fuori in maniera piuttosto pesante. Ora, probabilmente degli sbagli politici ci sono stati da entrambe le parti, però quello che comunque è mancato sia prima che adesso è il dialogo, è la politica. Cioè, stiamo andando da ambo le parti a delle scelte precise, determinate, senza che ci sia la politica. Non c'è una mediazione, non si riesce a trovare una mediazione. Mediazione che speriamo di trovare in Italia, perché in questo momento ci sono migliaia di persone in piazza, con un unico movimento che si sta opponendo alla fiducia su una legge elettorale che è la copia della legge elettorale già esistente, che è stata dichiarata incostituzionale negli ultimi mesi dalla Corte, appunto, costituzionale. Ma probabilmente un movimento da solo non ce la può fare, c'è bisogno di un vero e proprio movimento di popolo per cancellare questo golpe bianco, come noi l'abbiamo definito, che sta avvenendo oggi, che sta avvenendo da ieri ad oggi. Non è, in una democrazia come la nostra, in una democrazia storica, non è accettabile porre un voto di fiducia su una legge elettorale. Una cosa del genere Esatto. è successa solamente nel periodo mussoliniano. Quindi noi dovremmo lanciare un chiaro e netto appello al presidente Mattarella che non voti questa legge,
che è evidente che la fiducia è stata posta dal Partito Democratico in quanto temeva che questa legge non passasse per l'ennesima volta. E quindi c'è un problema interno al PD che dovremmo scontare tutti quanti noi, perché ricordiamoci che nel momento in cui passa il Rosatellum, senza grandi differenze con la legge precedente, noi torneremo di nuovo in primavera, a marzo ad aprile, a votare senza poter scegliere i nostri candidati. Continueremo di nuovo ad avere le liste bloccate e avremo una legge che sarà un misto di proporzionale e maggioritario, che sostanzialmente, con uno sbarramento del 3%, che sostanzialmente accontenterà tutti i partiti attuali, ma non accontenterà il cittadino, che sarà di nuovo costretto per l'ennesima volta ad andare a votare solamente una lista di partito, senza votare la persona che è già stata prescelta prima nelle segreterie di partito. Cioè, chi comanda qui in Italia in questo momento sono le segreterie di partito. E siamo sempre alle solite. E quindi attendiamo veramente un movimento di popolo. In piazza oggi c'erano qualche migliaia di persone, non sono sufficienti. C'era anche di fronte al Pantheon la manifestazione della parte di cosiddetta sinistra che si è staccata dal PD, che ha portato con sé solo qualche centinaio di manifestanti, troppo poco, di manifestanti, troppo poco. Troppo poco rispetto a quello che sta accadendo. Ma Margherita, a questo punto noi ci diamo appuntamento per la prossima settimana e faremo un'analisi un po' più approfondita con dati alla mano, insomma, questo perché naturalmente quello che diciamo deve essere sempre supportato. Per il momento ti ringraziamo e naturalmente ti diamo appuntamento mercoledì prossimo, sempre alle 18:30, Margherita. Grazie, buon lavoro per grazie, intanto. Buon lavoro. Buon lavoro, ciao. Sono qui. Perfetto, allora scusate per i tanti inghippi tecnici di questa non sera, cercheremo di recuperare. Allora diamo il benvenuto al nostro ospite, il dottor Francesco Celani. Buonasera dottor Celani. Buonasera dottor Celani. Buonasera a voi. Sono qui per chi non per conoscesse il dottor Celani, domanda. Grazie. Diciamo subito che lei è primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati, corretto? Sì, lo sono stato fino a alcuni giorni fa, perché dal primo di ottobre forzosamente mi hanno messo in pensione per raggiunti limiti di età. E, vabbè, questo è stato un motivo di discussione, perché forse la legge che riguarda il pensionamento non è omogenea tra i professori universitari e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca che svolgono la stessa tipologia di lavoro, e quindi questo, diciamo, è abbastanza strano, ecco. Se la legge è una vale tipicità per tutta tutti, italiana, come? Dover... Ma sì, è molto molto certo. Strano, guarda, ecco, diciamo... come è tutta italiana la storia che la riguarda, che io adesso... E riassumerò molto molto sinteticamente a favore dei nostri ascoltatori, per coloro che non hanno ancora avuto la possibilità di conoscere il suo lavoro e il suo impegno. Dunque, il dottor Celani era o è a questo punto, non sappiamo, impegnato nel studio adesso sono ospite. Ora è ospite, comunque prego. Ha sempre condotto da 30 anni quasi, si può dire, ricerche importantissime sulla fusione fredda. Ricerche che, sottolineiamo, sono apprezzate a livello internazionale. Il dottor Celani è un ricercatore di calibro internazionale, è stato nominato al premio Nobel per la pace, i suoi studi sono quotatissimi in tutte le maggiori università internazionali. Accade però che, come lui stesso vi ha anticipato, il suo lavoro sia stato bruscamente interrotto dalla tanto odiata, in questo momento più che mai detestata, legge Fornero. Allora, dottor Celani, cominciamo dall'inizio, se così possiamo dire. Come è giunto alla ricerca sulla fusione a freddo? Guardi, io sono un fisico sperimentale e avevo avuto una carriera estremamente brillante all'inizio e anche addirittura perfezionato la tecnica di costruzione di alcuni superconduttori ad alta temperatura critica, brevettato, e quindi carriera brillantissima. Poi nell'89 arriva il fulmine
della fusione fredda, e io ho fatto un minimo di analisi bibliografica sui due personaggi, mi sono sembrati estremamente quotati, però pensavo anche che avessero commesso un qualche errore in buona fede. Ecco, questa è la sintesi. Avevo una certa esperienza in chimica, sia per il mio hobby personale, sia perché avevo messo a punto le tecniche di costruire nuovi tipi di superconduttori, e quindi ritenevo di essere in grado di poter rifare gli esperimenti di Fleischmann e Ponsar sulle persone e capire se c'era un qualche tipo di errore. Comunque il mio era scetticismo, dico, ma qui in qualche settimana capisco dove c'è il problema. Inoltre, per pura coincidenza, 3 anni prima avevo partecipato come co-protagonista alla misura dei neutroni di fondo dentro il laboratorio del Gran Sasso mentre era in costruzione, e quindi avevo una buona, forse ottima esperienza su come misurare neutroni anche a bassissima intensità. Quindi vi erano le premesse per poter ripetere esperimenti di Fleischmann e Pons, e con l'aggiunta di misure di neutroni senza sfondo ambientale, quindi con un punto ambientale più basso possibile. E quindi ho iniziato l'avventura. È iniziata l'avventura. Sì. Un'avventura estremamente importante questa, perché le sue ricerche, dottor Ceroni, potrebbero condurre, ed è questo il tratto saliente, potrebbero condurre alla produzione di energia, una produzione che prevederebbe un bassissimo impatto ambientale e la produzione di una energia di elevata qualità. Sì. Allora, la storia della fusione fredda ha avuto pochi alti e moltissimi bassi. Il problema è la riproducibilità. La riproducibilità è limitata perché la comprensione è limitata, ma comprensione limitata perché si fanno pochi esperimenti. Dal punto di vista teorico, i fenomeni di produzione energetica cosiddetta diffusione, adesso la situazione è abbastanza evoluta, sembrano impossibili, però quando uno fa gli esperimenti a volte escono dei risultati che non sono comprensibili utilizzando i modelli e i teorici pregressi. Se uno sa fare molto bene gli esperimenti e si convince di non aver commesso errori, deve accettare la realtà dei fatti. E quello che succede nella fusione fredda, cioè ad esempio, tanto per avere un'idea, su 100 esperimenti 2-3 danno dei risultati interessanti ma non spiegabili con i modelli usuali. Quindi c'è qualcosa di nuovo, ma non compreso. E il succo è il succo. Dottor Celani, sono Ugo Lombardi, collaboro con Antonella. Buonasera. Io vorrei entrare nel merito dell'argomento facendo una domanda che alcuni detrattori in questa situazione fanno di frequente. Com'è possibile valutare un errore in questa sperimentazione? Cioè, voglio dire, com'è possibile stabilire se l'energia che lei fornisce è minore a quella che produce da questo esperimento, da questa fusione? Quando si utilizzano metodologie elettrochimiche, la temperatura del sistema era intorno a 40-50 gradi centigradi, quindi misure e con potenze di ingresso abbastanza limitate, 10-20 watt. L'eccesso di potenza era in genere la frazione del watt o il watt, quindi numeri molto piccoli, 2-3-5%. Quando uno era fortunato arrivava al 20%. Comunque, se uno faceva gli esperimenti di controllo utilizzando l'acqua leggera, i numeri venivano più bassi, e quindi misure di confronto tra acqua leggera e acqua pesante, il deuterio.
quindi metodologie estremamente elementari, ecco. E poi gli errori sono di due tipi, statistici e sistematici. Gli errori statistici si abbassano quando uno ripete tante volte lo stesso esperimento. Gli errori sistematici sono più insidiosi, perché se c'è un errore di procedura è molto molto difficile identificarlo. E di fatto l'unico modo per togliere gli errori sistematici è fare esperimenti con diverse tipologie di apparati sperimentali, oppure farli rifare a colleghi diversi. Quindi ecco, è una prassi consolidata, non c'è nulla di nuovo, ecco. Infatti poi io prego. No, prego dottore, prego, finisco. Prego. Poi ci siamo resi conto dopo circa 15-20 anni che non vi erano errori, quindi il fenomeno esisteva, ma di difficilissima comprensione, ma era reale, non solo noi, in tutto il mondo, nel giro di 2-3 anni, cioè, tipicamente nel 2007-2008, abbiamo fatto una serie di riunioni, a porte chiuse, parlando senza veli sulla lingua, e siamo convinti che il fenomeno c'è, ma si capisce molto poco. Altro punto importante, se c'è, bisogna cercare di aumentare la temperatura il più possibile per passare da una curiosità di laboratorio ad un qualcosa che possa essere utilizzato nella vita pratica di tutti i giorni. E quindi si è passati quasi tutti da un sistema elettrolitico la cui temperatura limite di fatto 95-98 gradi di ebollizione dell'acqua, a sistemi gassosi che permettono abbastanza agevolmente di andare a temperature di 300, 500, anche 1000 gradi al limite, e con temperatura di parete del reattore di 200-300 gradi, quindi interessante dal punto di vista tecnologico. È stato un po' un salto che la maggior parte della comunità della fusione fredda cosiddetta, poi il nome è cambiato in LERN, Low Energy Nuclear Reaction, è stata fondata una società internazionale che si occupa di questi esperimenti, la International Society Condensed Matter Nuclear Science, un nome lunghissimo, che sono stato tra i cofondatori nel 2002, è avvenuto, per cercare di coordinare queste ricerche estremamente avvincenti, ma di una difficoltà estrema. Ecco. Ma infatti, quindi abbiamo capito, fino a meno c'è, bisogna aumentarlo. Infatti le critiche vengono, prego. No. Aumentano proporzionalmente. Finisca, aumentando l'intensità del fenomeno, cioè il rapporto tra energia in eccesso e quella immessa, le critiche su possibili errori automaticamente cadono. Ma infatti i detrattori. Sì, prego. I detrattori, scusi se la interrompo, dottore. I detrattori sono diciamo indirizzati a screditare il lavoro che tanti fra voi compiono, probabilmente perché c'è qualcuno che insomma non dice le cose come sono. Perché, fra l'altro, diciamo, noi utenti, cittadini, insomma. Ci chiediamo come mai queste capacità come la sua e altre che credo italiane siano state ormai conosciute anche all'estero non collaborano, al di là delle situazioni di invidia o di difficoltà relazionali, ma sarebbe magari auspicabile una collaborazione fra tutte le vostre intelligenze, insomma. Ma guardi, in ambito internazionale c'è appunto la società International Society Condensed Matter Nuclear Science, facciamo dei congressi ogni anno e mezzo, ci sono tipicamente 150, anche 300 ricercatori da tutto il mondo, alcuni di questi hanno un curriculum scientifico di altissimo livello, addirittura premi Nobel, quindi non sono matti, ecco. Cioè, voglio dire, sono le più grosse industrie internazionali, la Toyota, Mitsubishi, Nissan, l'Airbus, la NASA,
insomma, chi più ne vuole più ne metta, ecco, quindi c'è gente anche che ha moltissimo da perdere, in cui ci sono dei ricercatori che hanno deciso di indagare a fondo questa problematica, che esiste, ma è difficilissima, quello è il problema, esiste ma difficilissima, e portare risultati alle conferenze e discuterne, a volte anche in maniera, dire, animata, ma è normale, ecco. Eh beh, se è animata vuol dire che c'è passione in quello che si fa, quindi ma c'è passione, è più che normale. È normale, sì, sì. 5 giorni di... Dottore, un altro tratto importante della sua ricerca sono i materiali impiegati. Nelle sue sperimentazioni lei utilizza un materiale di facilissima reperibilità. Sì. Allora, nel 2008-2009, come dicevo, siamo convinti che il fenomeno c'è. A questo punto il passo successivo è cambiare dal materiale che il 90% dei nostri colleghi, anche io, utilizzavamo, cioè il palladio. Il palladio è un metallo prezioso che di fatto è in via di esaurimento, perché è usato massicciamente nelle marmitte catalitiche delle automobili per i gas di scarico, con materiali a più basso costo. E qui ognuno ha scelto la propria strada. In realtà il primo che ha cercato materiale alternativo è stato il professor Francesco Piantelli, Focardi e Roberto Abel, Università di Siena nel 92, usando il nickel. Sì. Con grandissime difficoltà, perché il nickel è simile al palladio, ma non è nobile, quindi, come dire, è meno versatile. Il Piantelli ha ritenuto di aver sviluppato delle metodologie sufficientemente adatte a dimostrare il fenomeno, però anche lui si è scontrato con la bassa riproducibilità. Dicono recentemente è migliorato, ma insomma, ecco, è dura. Il nostro approccio è stato un po' più, come dire, elementare. il palladio, vabbè, d'altronde il palladio è il materiale che ha la capacità di dissociare la molecola di idrogeno oppure deuterio, cioè la dissociazione è il punto zero. Si parte da molecola, poi serve atomo, e poi l'atomo farlo entrare in qualche modo nel reticolo. Quindi siamo messi alla ricerca di un qualche altro materiale a basso costo che avesse questa caratteristica principale, almeno quella, e poi vediamo che succede. Siamo stati fortunati, lo devo ammettere, per una serie di motivi molto lunghi, ma tutti resi pubblici 4 mesi fa in un congresso vicino a Asti, ci siamo orientati verso la Costantana. La Costantana è una lega di rame nickel delle monete nel 1800, sì, e c'è anche nella moneta 1 e 2 euro, tra l'altro, perché ha caratteristiche meccaniche e anche contro la corrosione particolarmente buone. Costantana ha una stranissima caratteristica: ha la capacità di dissociare l'idrogeno e il deuterio meglio del palladio. Questa caratteristica è stata prevista teoricamente da colleghi polacchi usando supercalcolatori nel 1999-2000. Noi non conoscevamo l'articolo, perché essendo un articolo teorico e noi sperimentali, purtroppo c'è un po' di barriera. E poi nel 2010-2011 siamo venuti casualmente a conoscenza di questo articolo e detto, allora c'è anche un supporto teorico, e abbiamo perseverato nell'utilizzo della Costantana, che aveva le altre vantaggi a prescindere. E poi siamo resi conto che la Costantana si andava bene, però con bassa superficie specifica la velocità di reazione era bassa, e quindi abbiamo messo a punto una tecnica che rende la spugnosa, cioè, diciamo,
adesso va molto di moda il termine nanometrico, ma rende la superficie molto molto piccola. Sì. E i materiali, quando diventano submicrometrici, nanometrici, potenziano in una maniera, diciamo, spesso inaspettata le loro prestazioni. E abbiamo avuto fortuna, perché insomma la fortuna è indispensabile. Eh, e poi mano a mano, usando questo materiale, essendo un materiale povero, tanti tanti problemi, e abbiamo cercato di farlo diventare ricco un po' alla volta. Problemi, errori, cura, errori, cura. E adesso siamo a un livello, diciamo, interessante. Ecco, nel frattempo anche con i colleghi giapponesi, indipendentemente da noi, cioè con due indici completamente indipendenti, con colleghi, c'è un progetto nazionale in cui fa parte il governo centrale giapponese, quattro università, poi la Toyota, la più grande industria automobilistica del mondo, la Nissan, la Mitsubishi praticamente ha sempre lavorato, e altre piccole realtà, hanno usato leghe di rame nickel, composizione simile alla nostra, con del vetro speciale come noi, e i risultati sono stati, diciamo, confrontabili. Quindi non eravamo soltanto noi aver individuato il materiale a basso costo, ma indipendentemente colleghi giapponesi. Poi abbiamo saputo, sempre in maniera così casuale, che già nel 1994 un famoso scienziato americano, Brian Ahern, aveva scritto un lavoro in cui ipotizzava che leghe di rame nickel a multistrato poteva essere un ottimo sostituto al palladio, quindi da tre punti diversi della terra. Giappone, si è raggiunta la stessa conclusione. La stessa conclusione, insomma, la cosa è molto bella. Vuol dire, ma secondo lei ci manca molto? Tutti quanti matti, tutti matti, senza sapere l'uno dell'altro. Oppure c'è qualcosa di buono, e quindi stiamo andando avanti. Ecco, questa più ma o meno dottor Celani, mi scusi, ma da quanto lei dice, gli elementi empirici ci sono tutti, riscontri anche, sì. È una ricerca che non impegna da un punto di vista economico in maniera esagerata. Ma diciamo, Siamo in un momento in cui dobbiamo renderci conto che la quantità di inquinanti, in particolar modo la CO2 immessa in atmosfera, è davvero eccessiva. Stiamo andando incontro all'esaurimento delle risorse energetiche conosciute, petrolio, insomma quelle che la Terra ci mette a disposizione. Ma allora perché una ricerca fondamentale come la sua, che ripeto, non impegna economicamente in maniera esagerata, non è stata lasciata andare avanti? Cioè, si è preferito comunque dare la priorità alla legge Fornero piuttosto che ad una ricerca che risolverebbe il problema della produzione di energia. Allora, c'è anche, come dire, un approccio filosofico-etico. Ecco. Secondo me e tanti altri colleghi, cioè la maggior parte di quelli impegnati nella cosiddetta fusione fredda, il nome è mai cambiato, il fatto che noi vogliamo, cioè, visto e considerato che l'energia è un bene primario, è diventato la società moderna, vorremmo evitare che anche questo bene primario continui a essere gestito da oligopoli. Si è sostituiti le sette sorelle, quindi fare in modo tale che l'uomo della strada, l'uomo qualunque, volendo a casa propria, riesca a produrre quel po' di energia che gli serve per la vita di tutti i giorni. Ovviamente per le grandi industrie ci vogliono sistemi molto più organizzati, ma per la sopravvivenza, diciamo, sarebbe bello che ogni famiglia avesse un piccolo reattore. Questo è il sogno, ovviamente. Ma è stato anche motivo trainante che ci ha, dato la forza di andare avanti nonostante difficoltà inenarrabili. Poi ci sono delle stranissime coincidenze. Io ho visto che da quando ho reso pubblico, io e altri colleghi, anche in Giappone,
che poi non ho avuto problemi, insomma, qua in Italia, se volevamo usare materiali a basso costo, le opposizioni sono aumentate in maniera incredibile. Nel 2015 io avevo un laboratorio di appoggio, una specie di baracca dove mettevo materiali poco utilizzati e documenti importanti, sono stati mandati al macero dal direttore, cioè cose incredibili, sono stati bruciati documenti di ricerca, tutti i miei documenti contenuti in 5 armadi metallici con tenuta di tutto, e quindi in maniera senza nessuna spiegazione, fatta denuncia ai carabinieri che venivano fatti il loro insomma meraviglioso lavoro, denuncia alla Corte dei Conti e ancora il processo non si svolge. Ma come mai? Cioè, quasi le sorelle saranno 8. Beni dello Stato, ma che ne so, io non, è qualcosa di incredibile. Cioè, questo un tipo, allora poi c'è anche un altro fatto. Questo tipo di ricerca potrebbe aiutare a criticare ulteriormente il modello standard della fisica delle particelle, un modello che tutti sanno che è incompleto, che ha molte contraddizioni, però dal 68 che è detta legge. Quindi se uno accetta che possa crearsi, possa prodursi dell'energia a energia a temperature basse, allora questo è un'ulteriore picconata, Certo. Termine da Cossiga, ha un modello che fa molta acqua, ma poi è scritto su Wikipedia, non lo dico io, non è che è un modello sì. che per andare avanti ha bisogno di 19 parametri liberi, è un modello che non prevede la gravitazione, è un modello che dice che la materia oscura non può esistere, l'energia oscura non esiste, però le prove sono che la materia e l'energia oscura sono il 95% della materia osservabile. Quindi è un sistema che fa acqua tutte quante le parti, eppure, siccome ovviamente ha previsto delle cose buone, non si tiene conto, aspetti un attimo, può bloccare un attimo, se no il telefono prego, non lo prego, mai. Prego. Un attimo proprio. Sì, faccio pure. Intanto salutiamo Massimo Bonella, l'editorialista di pianetaoggitv.net, che immediatamente dopo l'intervista al dottor Celani naturalmente ci aggiornerà con le ultime news. La bambina. Ecco. Scusi. No, la famiglia è importantissima. È fondamentale. Io sono fautore della famiglia. Assolutamente. Dottore, ma io le ripongo la domanda che le ho fatto prima, non so se... Mi scusi prima, Emma. No, prego. sono stato... è colpa mia. No, volevo dirle, secondo lei, al di là delle azioni di boicottaggio. Riusciremo e fra prego? Quanto al di là delle azioni di boicottaggio che intervengono, chiamiamole guardi, così, allora il problema è se, ovviamente se ci lavoro sono abbastanza convinto che ce la faremo, cioè questo è, altrimenti io adesso sto qui lavorando gratis perché dal 1 ottobre mi hanno messo in pensione. Oggi sono andato, siccome la pensione secondo me è un qualcosa che è un diritto ma non un dovere in certi casi, però vabbè, la legge è un po' così, un po' miope, usiamo certo, questo termine. Sì. Ma io e tanti altri colleghi, praticamente in Giappone e Stati Uniti, lavorano perché hanno fatto abbastanza progressi tali che si sono convinti che in un tempo non troppo lungo, quando saranno ancora in vita, di avere i frutti delle loro ricerche. Io ad esempio parlo nel nostro piccolo gruppo di lavoro, in 6 anni abbiamo con la Costantana abbiamo affrontato e risolto ostacoli veramente incredibili, ma solo osservando i dati, un po' lo stile galileiano, provando e riprovando, c'è un qualcosa, un risultato buono, ci sono 10 ostacoli,
vediamo un po' la volta di togliere gli ostacoli, superate quelli, altri, ma quindi è un continuo progresso. Se vengono dati mezzi adeguati, personale e creativo, cioè questo è un tipo di ricerca multidisciplinare, cioè purtroppo nel mondo scientifico si è adottato la filosofia americana, iperspecializzato. Questo è un lavoro in cui tutti hanno la stessa dignità, il fisico nucleare, lo stato solido, il chimico, il meccanico, il metallurgista, quindi, e anche questo crea, è scomodo, cioè, è giusto che ogni persona conosca molto bene un qualche argomento, ovviamente, lavoro di gruppo, però poi quando si sta a lavorare tutti devono avere la stessa dignità. Certo. E invece purtroppo questo non avviene. Il particellare si pensa di avere il sapere innato, vabbè, o certo. Per dire, ecco, senza per fare un esempio della terra. Ora, dottor Celani, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito, però siccome lei ci ha dato tanti spunti di riflessione e ha tirato fuori argomenti che ci solleticano, tipo materia oscura, cose di questo genere, noi naturalmente guardi, come Radio Science continueremo a seguire la sua vicenda. Io la sento. Sì, io mi ho mandato un'ora fa un documento divulgativo che ho fatto ai medici. Se casomai lo guardate e poi facciamo un secondo giro. Sì, assolutamente divulgativo, sì. Volentieri. Sì. Assolutamente. Quindi, ciò non toglie, dottor Celani, ciò non toglie che noi continueremo a seguire questa fase della sua vita professionale, perché tanto ci disperiamo quando parliamo di fughe di cervelli, di ricerca che non viene. Ma comunque, infatti la cosa su volevo dire su una cosa, non so se fai in tempo a me. Sì, sì, prego. Come? Allora, l'Italia si piange addosso per la fuga dei cervelli. In Italia esistono dei cervelli che, benché abbiano nominalmente un'età non piccola, però sono tuttora in condizioni psicofisiche ottime, non si drogano, non si ubriacano, non hanno voglia di lavorare per la patria, mi passi il termine. Certo. E quindi, però, esiste la burocrazia e la mandano via. Vedene conto. Allora, che bisognerebbe fare. Nel 1945. Quando la Germania è stata invasa dagli americani e russi, la cosa che hanno fatto è stato di prendere tutti gli scienziati e deportarli negli Stati Uniti o in Russia, secondo le zone di invasione. Il progetto negli Stati Uniti si chiamava Paperclip. Paperclip vuol dire attache, spilletta. E il termine è che, siccome ovviamente gli scienziati tedeschi lavoravano per il governo tedesco, per salvare la faccia, per ripulirli, c'era il loro curriculum ufficiale e poi ne hanno messo un altro sopra, addolcito, politicamente corretto. Se va su internet, su Wikipedia, Operation Paperclip, vede 3.000 i meglio scienziati portati negli Stati Uniti, ma lì non hanno guardato se erano giovani o vecchi o avevano un passato, diciamo, giustamente, uno, se non è traditore della propria patria, lavora per il governo in cui sta. Certo, quindi l'hanno ripuliti. Ecco. Qua invece abbiamo scienziati, alcuni brillanti, la loro validità è certificata da organizzazioni internazionali, non dico perché in Italia a volte c'è un po' di, come dire, qualche errore ne può dare le persone. Per fortuna esistono certificati, cioè produzioni internazionali, in cui ci mettono 75-80 percentile a livello mondiale, e noi che facciamo? Li mandiamo via, li mandiamo al macero. Mi sembra un suicidio, oppure si è deciso di distruggere ulteriormente l'Italia, togli i meglio cervelli e quindi sarà ancora più serva del potente di turno.
cioè veramente è incomprensibile. Assolutamente. Sì. Se, comunque, se vuole divertire, Operation Paperclip. Sicuramente. In Germania è durata fino al 59, non è finita nel 46, fino al 59. Sì. E meglio teste venivano deportate negli Stati Uniti, anche il mio amico Wittenbach. Vabbè, insomma, è tanto per capire. E qua si mandano al macero. Ma è folle. È da folli, certo. È davvero un'azione di suicidio. Cioè, uno, l'Italia è famosa per la genialità, eccetera, eccetera, e qui... Per la genialità antica, dottore. Ma l'Italia è famosa per la genialità. Veramente, l'Italia è quello, il popolo eroi, santi, scienziati, verissimo. Abbiamo l'intuito. Ma insomma, poi qui si mandano a macero, follia. Oppure sono dei traditori, e allora dovrebbe intervenire il codice militare di pace trattando queste persone nel modo opportuno, perché insomma è incomprensibile. Guardi, cercheremo di capirlo insieme. Adesso sono comunque, un po' arrabbiato, ma insomma... La sua rabbia è più che comprensibile. 30 anni di ricerca buttati così, buttati nel senso non giustamente valutati e considerati. Adesso stiamo cercando di salvare il salvabile. C'è qualche gruppo politico che è più sensibile all'interesse nazionale e vediamo che con il loro aiuto, speriamo, è una speranza. Noi la seguiremo in questo, dottor Celani, perché comunque è un'impresa che volentieri va assolutamente sostenuta. Grazie per essere stato con noi questa grazie sera intanto e buon lavoro. Buon lavoro, dottore. Grazie a lei. A lei grazie a te tanto. Grazie, arrivederci, dottor Celani. Grazie, buonasera. Grazie. Meno male, ce l'abbiamo fatta, perché con la linea così capricciosa stasera avevamo qualche timore che questa bella intervista comunque non riuscisse ad andare in onda. E il dottor Celani ha ragione ad essere tanto arrabbiato, questo è un paese davvero anomalo, definiamolo anomalo così in maniera elegante, anche se altri dovrebbero essere gli aggettivi. Comunque abbiamo in linea il nostro Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net. Massimo! Non c'è. Bonella? Eccoci qua, siamo in... Eccolo! Ciao, Bonella Massimo. Da Venezia. Buonasera, Massimo. Benissimo, un saluto a voi, ben risentiti dopo un po' di tempo. Io vorrei subito farvi i complimenti per la trasmissione. Ho avuto modo di ascoltare l'ultima parte, molto interessante. Sono totalmente d'accordo con quello che ha detto il vostro ospite proprio nelle ultime battute. Cioè, veramente c'è da riflettere. Dovremmo dare spazio ai giovani, le nuove generazioni che abbiano i posti, come dire, tra virgolette, di combattimento, i posti nuovi di lavoro e le persone di una certa età mandarli a casa, perché è giusto che sia così. Qui la legge Fornero ci ha praticamente. Diciamo, Massimo, che comunque l'esperienza deve essere patrimonio per i giovani, e quello che il dottor Celani può portare è di valore inestimabile. Se queste ricerche qualcheduno si decide a farle andare avanti, sarebbero una svolta eccezionale per il nostro paese. Purtroppo ha ragione il dottor Celani quando dice che non c'è una classe politica matura e capace soprattutto per sostenere questo tipo di iniziative nel nostro paese. Noi continueremo ad essere schiavi, ha ragione lui, il potente di turno purtroppo continuerà a vincere se noi non ci diamo una mossa, e i fatti di questi giorni la dicono lunga. Hai notizie, per esempio, Massimo, su quello che sta accadendo, che è accaduto? Adesso abbiamo perso un po' il filo del discorso a Montecitorio, per esempio? No, perché, guarda, sono rientrato dalla stazione pochi minuti fa, posso dirti, e mi sono collegato adesso per la conduzione di Istria Oggi. E quindi sono queste cose. No, non so dirvi niente su quello.
Posso solamente, ecco, aver fatto questa nota perché ho ascoltato gli ultimi minuti del vostro ospite che, ripeto, sono totalmente d'accordo. Ecco, queste persone di saggezza, sono perle di saggezza, no? Dovrebbero proprio affiancare le nuove generazioni per avviarle in maniera corretta, no? Con il loro bagaglio culturale di lavoro che hanno alle spalle nel mondo oggi di lavoro, non che vadino in giro per l'Europa e che qui non sappiamo nemmeno se arriveremo vivi alla pensione. Ecco, questo è veramente grave quanto sta accadendo in questo paese, io lo denuncio sempre pubblicamente. È impensabile che una persona vada in pensione a 70 anni o poco ci manca, insomma pochi anni prima. Veramente è una cosa che fa pensare seriamente, e su questo io vorrei magari, ecco, ritornarci con ulteriori approfondimenti. Ecco, se sei d'accordo Antonella, io partirei un attimo con l'anticipazione. Sì, vai pure Massimo. Oggi, così mi collego già, ecco, con il notiziario che andrà in onda tra poco alle 19.45, parleremo Slovenia, il ministro Alfano incontra la comunità nazionale degli italiani, poi a seguire Sissano, Assemblea Unione Italiana, poi ancora Rovigno, i colori dell'autunno, Parenzo, incontro sportivo delle comunità degli italiani, Fiume, nuovo corso di informatica, Zagabria, Roberto Bolle al Teatro Nazionale Croato. Poi abbiamo delle brevi flash, tutto questo tra pochi minuti alle 45 qui da Radio Science nel corso del notiziario Istria Oggi. Vi aspetto, linea ora che ritorna nuovamente ad Antonella Intranò e Ugo Lombardi, prego. Grazie a Massimo Bonella. Allora sono le 19.42, noi vi ringraziamo per essere stati con noi nonostante i tanti inghippi tecnici di questa sera. Ringraziamo Ugo Moreno per averci seguito con tanta pazienza dalla regia e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo sempre alle 18.30 per una nuova diretta di Spazio Aperto. Grazie a tutti e buonasera. Arrivederci.